Non credo che tutti sappiano bene che io mi chiami Giampaolo, ma sanno tutti benissimo che sono di Teramo. Quindi per noi questa cosa di appartenere alla città di Teramo, da un lato ci riempie di orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità. Però questo fa sì che, sentendo la vicinanza dei cittadini teramani, andiamo in campo non soli. Io quando scendo dentro uno stadio, dentro il terreno di gioco, sento sempre la mia teramanità e la porto dentro. Negli ultimi anni, diciamo, l'interazione arbitro-assistente ha avuto una bella evoluzione, un'importante evoluzione, sia per l'evoluzione del gioco stesso e delle regole, sia anche per l'evoluzione della tecnologia. Oggi con l'auricolare, essendo connessi 90 minuti, interagiamo in maniera diretta e costante. Se dici prossimi europei, dici una grande responsabilità, l'orgoglio di poter rappresentare, oltre che una nazione, una terra come la terra d'Abruzzo e Teramo in particolare, e questo fa sì che io darò tutto me stesso affinché possa tornare vincitore, quantomeno con l'impegno e con l'abnegazione che metto sempre nelle cose che faccio. Per noi è un riconoscimento importante perché tutte le domeniche portiamo il nome della nostra città sui campi, e vedere questo riconosciuto da parte della propria cittadinanza è una cosa che ci riempie di orgoglio. Facevo entrambi in contemporanea, sia il calcio che il basket. Poi sono arrivato a un punto in cui facevo l'arbitro in Serie C di calcio, la B di pallacanestro, ho dovuto fare una scelta. La mia scelta è stata per uno sport un po' più a misura d'uomo.